Movimento 5 Stelle aderiamo assolutamente alla mozione e quindi la condividiamo, la mozione di Fratelli d'Italia, anche perché il 15 febbraio del 2018 con la mozione numero 7 già il settimo municipio si è espresso sulla medesima vicenda e con una mozione che è stata presentata quindi dal territorio e che è stata sia sottoscritta che votata da tutte le forze o comunque insomma da quasi tutte credo le forze politiche presenti. Adesso insomma ho qui tutti i nomi, comunque la può essere serenamente trovata sul sito internet di Roma Capitale. La voglio leggere così per dare atto insomma anche del fatto che il territorio ha già espresso un indirizzo e quindi su questo noi vogliamo assolutamente aderire. Il Consiglio del Municipio Roma 7 impegna la Presidente ad attivarsi presso gli organi competenti affinché venga avviato l'iter per l'intitolazione di un'area di Piazza Re di Roma a Pamela Mastropietro, giovane donna vittima di violenza. Quindi questo impegno che diciamo non contrariamente al consigliere Figliomeni, però per integrare diciamo l'intervento di Figliomeni, in realtà in questo periodo Roma Capitale e in particolare attraverso il territorio già ha fatto un'iniziativa, è già stata portata avanti un'iniziativa da parte del municipio che va assolutamente in questa direzione. Ovviamente conosciamo tutti, collega Figliomeni, quelle che sono le limitazioni e le normative in relazione alle intitolazioni, quindi comunque da parte nostra è corretto che ci sia un indirizzo alla Giunta su questa tematica e che ci possa essere diciamo data adeguata intitolazione comunque di un'area o comunque di un'area pubblica all'interno in questo caso proprio del settimo municipio, visto che è lo stesso territorio all'interno di Piazza Re di Roma ha chiesto. Quindi chiedo insomma che questo atto insomma venga tenuto conto anche agli atti, in modo tale che la Giunta possa sia in relazione alla mozione del settimo municipio sia alla mozione che in questo momento si sta andando a votare per la quale il Movimento 5 Stelle voterà a favore, possa tenere conto al fine proprio di andare avanti e di attuare diciamo questi indirizzi da parte sia del Consiglio Municipale che dell'Assemblea Capitolina. Quindi voteremo favorevolmente e ringrazio il consigliere Figliomeni per averla portata in consiglio. Grazie.